Sullo scatto di provocazione che alcuni cittadini di Agropoli hanno voluto realizzare nei giorni scorsi per denunciare e provocare le istituzioni sulla situazione in cui versa l'ospedale civile, numerose sono state le condivisioni e il sostegno all'iniziativa. La foto nasce dopo il clamore mediatico che ha ottenuto la nuova statua della Spigolatrice di Sapri e le sue forme evidenti. Si è voluto, attraverso un fondoschiena in evidenza, mettere in risalto il problema atavico che la città combatte da tanti anni. Ottenere il rientro nella rete dell'emergenza del pronto soccorso. Il lato B della Spigolatrice di Sapri ha fatto discutere l'opinione pubblica e la stampa nazionale e non, tanto da attenzionare troupe televisive che in questi ultimi giorni si sono recate sul posto. Nel 2021, è il caso di dirlo, fa più scalpore un fondoschiena che i problemi reali che i cittadini vivono quotidianamente. Sullo scatto provocatorio della città di Agropoli ad intervenire è stato anche il dottor Raffaele Troiano, pediatra che sulla sua pagina Facebook di divulgazione e opinione ha espresso la sua considerazione sull'iniziativa. Accolgo e diffondo la provocazione segnalatami da Raffaella Giaccio e dalla comunità cilentana per rivalutare il ruolo dell'ospedale di Agropoli, scrive Troiano in un post sulla sua pagina Facebook. Appena 2 settimane fa, al posto del finto ferito di questo scatto provocatorio, c'era un ferito vero, il giovanissimo Tommaso di appena 15 anni, che per un incidente stradale purtroppo non ce l'ha fatta. Nessuno slancio demagogico mi porterà mai a dire che con un presidio integro e funzionante ad Agropoli oggi sarebbe vivo. Questo è possibile, ma purtroppo oggi nessuno può saperlo con certezza, specie chi come me non ne conosce l'esatto quadro clinico post-traumatico. Sappiamo però che il Cilento è un'area viva, abitata, turistica e che d'estate vede moltiplicarsi la sua popolazione e vitalità. Io stesso, da assiduo frequentatore estivo di quelle aree, mi sentirei più sereno con un'assistenza ospedaliera ben ramificata. Lungi dall'esprimere un giudizio sulle esatte dinamiche amministrativo-gestionali, che non conosco al dettaglio, che hanno portato alla chiusura dell'ospedale di Agropoli, sarebbe però di certo almeno lodevole per la nostra classe politica che quando vada in visita presso una comunità interloquisca con essa sui problemi veri piuttosto che autocelebrarsi con gli ennesimi stucchevoli slanci in salsa, politically correct, sottolinea, creando un caso nazionale sul sedere di una statua più che sulle vere esigenze di un'intera comunità. Fortuna poi che tale strumentale abuso del politically correct non sia avvenuta in epoca rinascimentale, se no oggi avremmo il David di Michelangelo in Pinocchietto, oltre che centinaia di famose opere di nudo femminile, lì a sbirciarci, nascoste dietro un separé. Dopotutto, piuttosto che educare al rispetto della fisicità, e parlo di donna e uomo alla pari, preferiamo nasconderla e addirittura, dopo 500 anni dal Rinascimento, farlo oggi persino nell'arte? Conclude il dottor Troiano.